Buongiorno, benvenuti a questo incontro che si svolge nell'ambito del 30° meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. È consuetudine del meeting offrire nel corso della settimana la possibilità di incontrare persone la cui vita in qualche modo è stata segnata, cambiata, trasformata, rimessa in movimento da un incontro, non da un discorso, non dalla ripetizione di parole, di idee, ma dall'imbattersi in qualcosa di umanamente diverso, diremmo eccezionale, che ha lasciato intravedere una possibilità, una promessa per la vita e che è arrivata fino a generare un pezzo di realtà diversa, un'opera diremmo. E allora noi oggi abbiamo l'opportunità, la possibilità di ascoltare, di vedere una di queste realtà che a partire dall'iniziativa di alcuni, di un paio di amici che avevano trovato una cosa grande, l'hanno condivisa, l'hanno fatta diventare contenuto di una esperienza. E qui al tavolo con me c'è José Berdini che insieme a Torresetti è il fattore scatenante che ha messo in moto un fenomeno di accoglienza, ospitalità, in termini sociologici si direbbe di recupero, non è una bella parola, di persone che sono state sorprese, per questo il titolo, ai confini dell'umano, sorprese ai confini dell'umano e introdotte a una speranza. E ai confini dell'umano sono quelli in cui un uomo si trova come profondità, gravità della propria ferita, la ferita del proprio cuore, che è desiderio di infinito, e si trova continuamente schiacciato, oppresso, limitato da mille circostanze, da mille fatti della vita, che invece di ingigantire la promessa sembrano deluderla. Ecco, con la PARS, che è una realtà diffusa nelle Marche, loro hanno cominciato a afferrare questa umanità fatta di persone che hanno ceduto alla droga, all'alcolismo, o che sono in difficoltà psichiatrica. Le hanno afferrate con un abbraccio così potente che ha scatenato un inizio nuovo. Allora, senza dirvi di che si tratta, io entrerei subito nel merito di questo momento perché sarà strutturato così. Vedremo un breve video che hanno preparato, che è come una presentazione visiva di quello che sono. Poi ascolteremo due brevi interventi, due testimonianze di due amici che vivono al villaggio San Michele a Corridonia, che se qualcuno avrà poi la voglia di andare, sorprende perché è un pezzetto di paradiso piantato in terra. È uno spettacolo, bello, è una bellezza. Poi ascolteremo l'intervento di José e alla fine ci sarà una piccola sorpresa per concludere. Possiamo vedere il video.
villaggio San Michele Arcangelo è un'idea che è diventata reale. Ci vivono 4 famiglie e risiedono qui, ognuno con i propri figli. Viviamo sia uno spazio fisico, ma soprattutto uno spazio mentale e umano di insieme. Con grande fatica con i nostri stessi ragazzi siamo riusciti a costruire, secondo noi, un luogo che cerca di essere accogliente verso noi stessi, verso i ragazzi che ci vivono e verso le persone che ci vengono a trovare. Ognuno di noi ha lasciato la propria casa, la casa comoda che avevamo, per decidere di venire qui. Perché? Sicuramente per un motivo non banale, ma proprio per aiutarci a vivere la fede, l'esperienza umana, il rapporto con i nostri figli in una maniera interessante e significativa. La nostra vita qui è dispiegata all'interno intanto delle varie occupazioni che noi abbiamo, ciascuno di noi ha la propria attività lavorativa. Ciascuno dedica poi il resto della propria quotidianità alla crescita di questa amicizia. Bravo Wilson, bravo! Io e mio marito ci siamo sposati nel 99 e come tutte le coppie di sposi volevamo avere dei figli naturali. In realtà non sono arrivati e abbiamo deciso di fare un'adozione. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità ai servizi sociali per un'esperienza di affido e nel tempo sono arrivati, abbiamo avuto diversi ragazzi, adesso io ho 4 ragazzi in affido ed è un'esperienza molto molto stimolante. Un altro aspetto fondamentale della nostra vita è l'aspetto della musica. Molti di noi sono musicisti di professione, molti per passione, ma come curiamo la bellezza del luogo nei suoi aspetti del verde, della cura insieme anche di come mettiamo una tenda o di come mettiamo una pianta, così vogliamo curare anche l'aspetto della musica, dal canto all'ascolto al fatto che facciamo studiare musica ai nostri figli. Non avrebbe senso questo luogo se non ci fosse la comunità dei ragazzi. Qui afferiscono tutti coloro che vivono nella nostra esperienza di comunità terapeutica, sia quelli all'inizio che tanto più quelli alla fine. Di là con noi vivono una 15 di ragazzi che sono nell'ultima fase di un percorso terapeutico e di recupero dalla tossicodipendenza, dall'alcol, collegato spesso alla disabilità psichiatrica. Il rapporto tra le famiglie e la comunità è molto bello. La possibilità di un confronto con la modalità di vita che noi portiamo avanti come famiglie è per loro un fattore in più per riprendere in mano un ordine, per confrontarsi, per ricominciare a ricostruire la propria vita. Vedendo come loro si educano al rapporto col reale, come guardano le cose, su questo riusciamo ad educarci noi stessi e quindi ad educare in maniera più significativa le nostre figlie. Io ho iniziato perché volevo dimagrire, per dimagrirmi e poi per essere più sicura. Avevo 25 anni quando ho iniziato con la cocaina. Ho iniziato a drogarmi tra i 14-15 anni. Periodo dai 16 anni fino a 24 anni. Sono il padre di un ragazzo che per un decennio ha avuto problemi seri di tossicodipendenza. Ho iniziato subito con le siringhe. Parliamo di droghe pesanti, le più pesanti. Sai cos'è? A quell'età ti viene la curiosità di provarci. Ho iniziato prima da farmaci, poi
la cannabis e poi l'eroina. Mi facevo di eroina e cocaina. La cocaina purtroppo è una dipendenza come tutte le altre droghe, come tutte le altre sostanze, anzi forse peggiore perché è molto sudola. Vi lascio immaginare la disperazione della famiglia. Passavo la vita solo tra il lavoro e la droga e il lavoro. Il non voler quasi credere inizialmente che nostro figlio potesse avere questo problema, potesse essere entrato in questo tunnel. Ti porta da sola una parte la droga, da sola e depressione. Ho fatto un anno e mezzo di analisi con un terapeuta a Milano, ma assolutamente non è servito a niente. Mi sono autodistrutta e in più ho distrutto pure la gente che mi stava intorno e mi voleva bene. Delirava, piangeva, a volte nelle migliori occasioni cantava a squarciagola. Ho provato 2 o 3 volte di suicidarmi, a buttarmi dal balcone, tagliarmi le vene e pigliarmi farmaci. Per la seconda volta ho dovuto perdere un bambino. Questo comunque è una cosa, non ne ho mai parlato in vita mia. Mi sentivo sola, avevo partorito da poco. 4 anni fa circa, in preda a una depressione molto forte, ho tentato il suicidio, quindi un'azione molto significativa, non aver più voglia di vivere, quindi non aver più voglia di niente, assolutamente di niente. Nel giugno 2008 si verifica un fatto inaspettato. Giacomo decide di entrare in comunità, autonomamente. Sono entrata qui in comunità prima per mia figlia. Sono entrato anche perché mi sono stufato di stare sempre male, la mattina alzarmi e stare male. Si chiama Asia, c'è 1 anno e 3 mesi. E per me è tutto, è l'unica cosa di buono che ho fatto. Ci rivolgemmo da un assistente sociale. Mi disse, a un certo punto mi disse, ma mi puoi spiegare come ti senti? Io mi ricordo questa frase, gli dissi, lei c'ha presente un vecchio sulla panchina che racconta la propria vita ai ragazzi che gli girano intorno? Disse, sì, vai con questo? E dico, io mi sento peggio del vecchio. Lei a quel punto si incazzò e mi disse, guarda, io non vedo nessun vecchio, vedo solo un bel ragazzo sfiduciato che c'ha bisogno di cambiare posto. E fu lei ad indirizzarci in questa struttura, la PARS. Quando arrivano hanno la loro struttura umana completamente frammentata, completamente sfasciata. E niente, all'inizio è stata dura. È stata dura, anche perché spesso crollavo in depressione e stavo delle settimane intere a letto. Il ragazzo ha avuto dei momenti di crisi, di dubbio. Stavo in disparte nei primi periodi, perché comunque non conoscevo nessuno. Affidarmi non mi sono mai fidato di nessuno per la vita che ho fatto. Io purtroppo vengo da un'esperienza di vita che mi ha portato in un mondo di lusso, di successo, di carriera, di potere, di tutto questo. In realtà qui arrivi e sei completamente denudato di tutto quello che è la tua vita precedente. La vita comunitaria è fatta di molte regole. Innanzitutto sono educati a avere un ordine nella loro vita, come d'altronde con i nostri figli, un ordine esteriore ed interiore. Lavarsi, rispettarsi, lavorare, alzarsi al mattino. La gestione della propria stanza, il cucinare. Tutto diventa occasione per reimparare a ricostruire un rapporto con la realtà. Come psichiatra sono perfettamente consapevole che se dovessi lavorare o solo con i farmaci o solo con farmaci e psicoterapia, perché magari faccio anche questa cosa o lavoro magari con la psicologa, manca un pezzo importante che è per esempio quello dell'educatore che tutti i giorni segue la persona e vede delle cose che l'altro professionista non vede.
ci troviamo alla comunità Icaro di Civitanova Marche, che è sempre una comunità educativa per minori gestita dalla PARS, dove accogliamo ragazzi dagli 8 ai 17 anni che sono stati tolti alle famiglie per vari problemi familiari, economici e anche problemi proprio di ragazzi. In inverno chi va a scuola, chi si alza per andare a lavorare, poi si alluna, si fa pranzo, pomeriggio si fa i compiti, le varie attività, la cena alle 8 e poi alle 10:30 tutti a letto. Quello che cerchiamo di insegnar loro è quel rispetto delle regole, rispetto anche reciproco verso le cose e soprattutto verso le persone. La parte si occupa anche di prevenzione nel mondo dei giovani. C'è un gruppo di operatori che scendono in campo nei luoghi della notte con l'obiettivo di informare i ragazzi su quelli che possono essere i rischi legati all'alcol, alle sostanze e alla guida non sicura. Stando nel campo, vivendolo in prima persona, mi sono resa conto che in quel momento tu sei quel qualcuno che può aiutare quel ragazzo o quella ragazza a fare una scelta. Io qua sono circa tre settimane o quattro che sto in cantiere, faccio il muratore. La loro vita consiste nel partecipare attivamente all'esperienza lavorativa. Piano piano si cerca di riabilitarli al lavoro, diciamo così. Il lavoro che si svolge nei campi, il lavoro che ha a che fare con la muratura, i vari laboratori e le varie imprese che sono state costituite nella PARS proprio per dar sfogo a questa modalità di recupero. Mi è stato proposto di lavorare nell'agricoltura, quindi in tutto quello che è adesso azienda agricola San Michele Arcangelo. Abbiamo cominciato questa esperienza di questa cooperativa agricola all'incirca 4 anni fa. Abbiamo visto insieme crescere questa cosa e l'abbiamo fatta sperimentare ai ragazzi, notando che questa cosa a molti è piaciuta ed è servita come stimolo. Credo che educativamente ci sono dei messaggi molto precisi quando tu semini e vedi crescere il frutto proprio del tuo lavoro. È il senso della nascita, ma per noi è ancora di più, perché è la rinascita. Innanzitutto noi facciamo agricoltura per avere noi dei prodotti buoni e poi piano piano abbiamo cominciato a venderli, che si è sviluppato l'aspetto commerciale. Dalla zappa siamo arrivati comunque a creare un'esperienza che sta dando degli ottimi risultati in tempi abbastanza veloci, perché in realtà l'azienda è molto giovane. L'espansione di un'azienda vuol dire dare la possibilità a ragazzi che hanno avuto i problemi miei di poter avere un futuro. Ognuno di noi deve fare un lavoro di conversione personale e l'aspetto comunitario è fondamentale. Vorremmo, come dire, non asserragliarci, ma aprirci al mondo ed essere un esempio morale di come si possa vivere insieme accogliendo anche il cosiddetto diverso. Per me sono stati testimoni che c'è un altro modo di vivere, che fosse il modo di vivere più semplice, ma fosse più sano, con dei valori che sono nati prima di tutto dalla famiglia, ma anche dalle corrispondenze di cuori più grandi. Noi abbiamo trovato il nostro figlio completamente cambiato. Abbiamo visto, dopo 10 anni, una persona nuova. Se tu parli oggi con me e vedi quello che vivo, ti dovrebbe arrivare un segno, dovresti capire che da certe situazioni si può uscire. Piano piano pure io sto a capire che è una famiglia per me. In comunità si pensa alla vita, in
comunità si pensa al ritorno alla vita. L'importante è che uno riconosce che in quel momento della vita che si è perso c'è bisogno che un altro lo guidi. Sembra una favola. Chi non desidererebbe essere stato un attore di questo breve video? Io l'ho visto, vi assicuro, è tutto vero. Ma com'è possibile? Da dove nasce una bellezza così? Avete visto? Non c'è un particolare di questi 15 minuti che non appaia bello, ordinato, desiderabile. E non stiamo parlando di un collegio di educande di buona famiglia, ma di una realtà i cui attori, i protagonisti, sono persone che arrivano dai confini dell'umano. Ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che un uomo non sia la somma matematica dei suoi sbagli, dei suoi limiti, delle sue contraddizioni e possa essere abbracciato, guardato, trattato come un principe? Probabilmente quando cominciò tutto, molti secoli fa, con San Benedetto, non doveva essere diverso. Anche allora c'erano delle colline, c'erano dei terreni incolti e cominciarono a nascere delle case. I monasteri erano delle case all'inizio, in cui Benedetto e i suoi amici andavano a vivere per essere più legati a ciò che aveva cambiato la vita. Allora adesso io chiamerei su Giovanni e Stefano, perché ci raccontino di loro, oltre a quello che abbiamo già visto. Lui è Giovanni, l'avete visto già nel film. Per fortuna siete tutti... È chiuso? Per fortuna siete tutti amici, perché io ho un'emozione fortissima e spero di riuscire ad arrivare alla fine. Beh, il mio nome è Giovanni, ho 49 anni, sono nato in una piccola cittadina del Friuli da una famiglia borghese. Mio padre, che oggi ha 84 anni, è stato un imprenditore con un passato difficile, drammatico. A 18 anni è stato deportato in Germania, in un campo di concentramento. Si è salvato insieme a pochi, nascondendosi tra i morti. Ed è tornato a casa a piedi. Solo ora capisco perché è mancato l'abbraccio del padre per il figlio. Non poteva conoscerne il significato. Nessuno aveva avuto momenti di tenerezza per lui. Mia madre, una donna fragile, che ha vissuto nell'ombra quasi per non disturbare, che ha sopportato la vita di una famiglia senza dialogo, senza comunione, è morta ancor giovane di leucemia. Ho una sorella maggiore, si chiama Mara,
Avevo 22 anni quando si è sposata con Federico e si è trasferita a Milano. Un matrimonio segnato dalla mancanza dell'avvenimento più grande, la nascita, un dolore immenso. Sono anni di silenzio nella mia memoria, anni che ci hanno allontanati, divisi, persi. Ero solo, troppo giovane e senza riferimenti, all'inizio di una carriera invidiabile. Facevo rappresentante in una nota agenzia di moda del Veneto e sono stato chiamato a Milano per la direzione di una grande griffa. Avevo due amici, uno ha messo in crisi la mia esistenza, l'altro, approfittando della mia confusione, mi ha messo in mano la prima busta di cocaina. Mi sono trasferito, volevo cambiare, volevo cancellare, invece ero seguito, spiato, minacciato, ricattato da chi non volevo amare. Un peso troppo grande da sopportare, che non riuscivo a condividere ed affrontare. Ho scelto la via più facile e immediata, la droga. Avevo la sensazione che tutto fosse risolto, ma era solo una grande menzogna. Così la vita non è stata più dialogo, ma tragedia, dove tutto finisce in niente. Come vivevo non era poi così male. Il mio lavoro mi appassionava, giravo il mondo, entravo in contatto con tante persone, anche famose. Mi piaceva. E quella parte risolta della mia vita, perché affrontarla? Era più facile accantonarla, anestetizzarla, facevo da me. Da lì a poco la dipendenza, la depressione, non avevo più voglia di vivere, nemmeno del mio amato lavoro. Mi hanno licenziato, non avevo più niente, avevo distrutto tutto e volevo solo morire. Avevo conosciuto e iniziavo a frequentare Enrico, un incontro importante, decisivo, un cacciatore di teste. Il suo lavoro consiste nel reinserimento dei manager nelle grandi aziende. In poco tempo aveva chiara la mia vita. Lui mi ha mandato poi a conoscere Lorenzo, un amico di José. Ha una cooperativa sociale per disabili a Varese, costruiscono cablaggi elettrici. Ricordo il suo abbraccio, la sua accoglienza, il suo sguardo attento, la sua certezza. Ha richiamato Enrico dicendogli che avevo bisogno di entrare in comunità. Dovevo riprendere in mano la mia vita, ripartire dai miei 20 anni. Giugno 2006. Enrico parla con Mara, non c'è più tempo. Lei mi chiama a casa e vedo nel suo sguardo la sua disperazione, il suo dolore. Sostenuta da Federico mi dice: se esci da qui e non fai quello che ti diciamo, puoi anche morire. Non voglio più sapere niente di te. Non avevo alternative. Dopo pochi giorni sono entrato in comunità. Il 14 luglio sono arrivato, obbligato, stremato, confuso, impaurito, e mi domandavo perché avrei dovuto vivere e perché avrei dovuto ricominciare. Erano domande senza risposta. Il ricordo della prima notte, il primo risveglio ore 7, 7:05 fuori dal letto, 7:20 in salone per le firme, 7:25 la colazione, 7:35 le terapie farmacologiche e di corsa lavare i denti la prima sigaretta. 7:50, il diario e lettura dei turni di lavoro, ore 8, inizio dei lavori. Tutto così organizzato, lo scandire del tempo, le regole, l'ordine, la pulizia, il metodo, le responsabilità, il richiamo dell'altro e all'altro. A che cosa serviva tutto questo? Cosa dovevo capire? Ci è voluto del tempo per comprendere che solo questo è il modo per dar ordine alle cose, per iniziare a dar ordine alla propria vita. L'armadietto, il primo passo verso la libertà. Ho cominciato a guardare la realtà tutta per quella che è, con uno sguardo nuovo. Capivo che l'origine di ogni disgrazia è la mancanza di attenzione alla vita, che il richiamo del compagno era ciò che era mancato nella mia famiglia, l'attenzione, la memoria, la storia. È iniziato così il mio percorso verso la rinascita. Seguivo, guardavo, ascoltavo e mi fidavo. Sono trascorsi 3 anni e la mia vita è cambiata, accompagnata, sostenuta, affidata a chi con grande esperienza umana mi ha ridato il desiderio di vivere fino in fondo, nella speranza di qualcosa di più grande.
Ora ascoltiamo Stefano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano, ho 22 anni, sono nato a Catania ma abito da più di 10 anni a Macerata. Scusate un po', ma sono emozionatissimo. Per me essere qui davanti a tante persone è una cosa incredibile, perché fino a poco tempo fa non riuscivo a parlare di me nemmeno con i miei genitori. Avevo un blocco totale, paranoie, ansia, non riuscivo a stare insieme alle altre persone. All'età di 13 anni, quando un ragazzo normale inizia a pensare al motorino e ai divertimenti, io andavo in giro per il paese a fare danni o a fare a botte con chi mi capitava. Poi ho conosciuto la droga. Ho iniziato con gli spinelli e in poco tempo ho iniziato a prendere pasticche d'ecstasy. A 15 anni andavo in giro per le discoteche a vendere cocaina e pasticche. Più vendevo, più soldi facevo e più mi drogavo. Sono arrivato al punto che le prendevo anche solo per uscire, senza dover andare a ballare. E da lì a poco ho iniziato a fare uso di acidi, ketamina, anfetamina e così via. Campavo solo per drogarmi, non mi interessava altro. L'eroina e la cocaina hanno preso il sopravvento nella mia vita già buia e dopo un periodo che le ho fumate e tirate ho iniziato a farmele in vena. A 16 anni ero già tossicodipendente, costretto a rubare e spacciare per poter andare avanti. In mezzo alle persone stavo zitto, ero diventato paranoico. In quel lungo periodo ho perso tutto, ho perso il lavoro, ho perso il rapporto di 3 anni con la ragazza che mi voleva bene, ho perso molti amici morti di overdose, la fiducia dei miei genitori e soprattutto l'autostima e la credibilità da parte della gente che mi stava attorno. A 20 anni, grazie alla spinta della mia famiglia, entro in comunità. Quando sono entrato pesavo 50 kg, ero silenzioso, pensieroso e non capivo dove ero capitato. L'unica cosa che sapevo e che volevo era solo far passare qualche mese per ripulirmi e riguadagnare la fiducia dei miei genitori per poter ritornare a fare la vita di strada. Tante regole, troppe regole che non capivo. Hai 5 minuti per farti la doccia, non dire parolacce, non puoi portare i pantaloni strappati. Prendevo punizioni su punizioni e litigavo in continuazione con operatori e ragazzi. Sono arrivato pure a mettere le mani addosso a uno che faceva comunità insieme a me. Lavorare mi piaceva e mi sembrava strano essermi affezionato a quello che facevo. Tenevo puliti e davo da mangiare a maiali, galline e capre. Mi sentivo per la prima volta responsabile e questa cosa mi faceva star bene, anche se rimanevano il mio mutismo e il mio pessimo rapporto con gli altri. A un certo punto ho iniziato a conoscere meglio i ragazzi che avevano finito il percorso e i loro consigli per me sono stati fondamentali. Vedere che loro stavano bene, anche se avevano storie pesantissime alle spalle, e mi dicevano di dare ascolto alla comunità, mi ha toccato. Ho iniziato a guardare gli operatori con occhi diversi, a pensare che loro non facevano solo il loro lavoro, come pensavo prima, ma ci volevano aiutare. Ho cominciato a credere che c'era qualcosa di grande in quel posto che prima odiavo. Se avevo incontrato queste persone, non era stato un caso. Forse avevo qualche possibilità di salvarmi. Dopo 7 mesi la prima verifica. Torno a casa, mi sembra tutto strano. La mia casa, la mia camera, le mie cose, riaffiorano i ricordi. Passo 2 giorni a pensare. Parlo con papà e mamma, parlo con mio fratello e mia sorella. I discorsi non possono essere altro che quello che faccio in comunità. Ma ho detto loro troppe menzogne, mi sento intorto e rimango chiuso nel mio passato. Tornato in comunità mi sento meglio. Rivedendo compagni operatori mi accorgo che la comunità è diventata la mia seconda famiglia. La mattina bastava uno sguardo tra noi per capire chi si era svegliato pensieroso o chi aveva qualche problema. Per me questa era una delle cose più belle di questo posto, l'attenzione l'un per l'altro. Passato un anno ritorno di nuovo a casa un paio di giorni. Le cose con i miei vanno meglio, riesco a parlare con loro, a chiedere scusa e loro mi perdonano. Allora mi ritorna in mente una mattina dopo una notte passata in discoteca. I miei avevano trovato il mio portafogli con dentro soldi e droga.
sul tavolo della cucina 500 euro, un po' d'hashish e una pasticca. Quella pasticca d'estasi che fece prendere un infarto a papà. Mentre mi parlava e mi strillava, cadde per terra. La paura, lo stordimento. Poi l'ambulanza a sirene spianate. L'arrivo in ospedale, avevo voglia di morire. Papà si riprende e dal letto d'ospedale mi fa buttare via quella maledetta pasticca, facendomi giurare di non toccare più niente. Così, dopo le angosciose sofferenze che avevano passato per me, adesso vederli stare meglio e vedere rinascere questo rapporto tra di noi mi sembra un miracolo. E la comunità di questi miracoli ne fa tanti. Basta che uno si mette nella condizione di essere aiutato e questo luogo ti può salvare la vita. Da circa un anno mi sono trasferito al villaggio San Michele Arcangelo, che è la fase del reinserimento lavorativo, dove c'è un po' più di libertà. Ho il cellulare e inizio a fare uscite programmate e controllate. Inizio a rimettere i piedi fuori. Al villaggio San Michele, oltre a noi, vivono diverse famiglie che condividono tutto tra loro e hanno in affido e adozione alcuni ragazzi. Il bello di questa comunità è che inizi a vedere cose che nell'altra comunità d'ingresso non ci sono. Il fatto di vedere José o Giorgio con i propri figli o con quelli affidati mi fa capire quanto è bello avere una famiglia e fare una vita normale vivendo nella semplicità. Quando mentre lavoro vedo passare i bambini con le biciclette che mi regalano un sorriso, capisco che nella vita ho uno scopo, che non è più quello di drogarmi. Grazie. Anni di silenzio nella mia memoria, ci ha detto Giovanni. Pensate, il silenzio della memoria è una condanna terribile per un uomo. Volevo solo morire. E Stefano, campavo per drogarmi, non mi interessava altro. E questo è l'umano. È l'uomo. E l'uomo di fronte alla povertà della sua vita, delle sue forze. Ma questo non impedisce che qualcosa di misterioso, di inimmaginabile, di impensabile faccia irruzione dentro questa umanità. La afferri. E come hanno detto loro, mi ha ridato il desiderio e mi ha rimesso in azione. Ha ricostituito un rapporto adeguato con la realtà. Allora, ascoltiamo adesso da José, che insieme a Giorgio Torresetti è all'origine di tutta questa avventura, la riflessione sull'esperienza di tutti questi anni che ha condotto. Allora, anzitutto un grazie forte al meeting perché ha usato questa cortesia di invitare gente poca come noi. In particolare ai due giovani che ci hanno accompagnato, Marianna e Andrea, che sono il segno dell'educazione cristiana, una gentilezza e una precisione inimmaginabile. Anch'io vengo dalla droga, come immaginerete, ho 50 anni, Giovanni dice che ce n'ha 49, ma ce n'ha 50 anche lui, perché è vecchio, trito anche lui. L'unico giovane è Stefano. Quando si supera i 50 anche i mesi diventano importanti, eh? È vero, come testimoniato da Iannacci, che sono andato a sentire Iannacci l'altro giorno e andava continuamente in bagno a pisciare, insomma, e quindi speriamo di riuscire a star qui fermi.
Comunque, anch'io vengo da questa tragedia che Giorgio una volta dichiarò come uno tsunami, che la droga è uno tsunami che porta via tutto, parole, pensieri, storie, e quindi è una cosa seria. Non è come molti e come il potere a volte vuol dipingere, una vicenda, come dire, che si può gestire. Comunque io vengo da una famiglia semplice, come direbbe Peggy. Mio babbo artigiano, una madre un po' isterica, soprattutto una rompi, però è una mamma. Eppure all'età di 14 anni ho iniziato a fare questo disastro, quindi parecchi anni fa, perché io sono del 59, immaginate. E riflettendo su questa storia mi rendo conto che tutte le spiegazioni che noi possiamo leggere o che i professionisti, i psicologi, noi stessi, uomini con titoli o con non titoli, ci possiamo dare, ultimamente non realizzano, non spiegano, non afferrano. E quindi io, siccome penso che sia utile, visto il nostro lavoro, la nostra missione, la nostra mission, che è quella di offrire una possibilità umana a persone perse e anche alle famiglie perse. Io sono babbo di due figli, quindi, come Alberto anche. Quindi bisogna che questa chiarezza circa il fatto del perché si va a finire nella droga, che è vero, ripeto, che poi con la psicoterapia, con la psicofarmacologia, soprattutto con la vicenda, con il vivere, si scopre lentamente, uno rilegge tutto. Ma è bene che noi, che siamo cristiani, e Carronne ci sta massacrando con una parola che lui cita spesso. Io vorrei, ripeto, perché sento anche tra di noi questo rischio di svalutare, di fare i narcisi come fa il mondo, anche tra di noi. Lui dice che noi siamo anestetizzati. E io sono un esperto di anestetizzazione, nel senso che io mi drogavo perché, come diceva un mio amico che poi è morto, io non, a me non bastava mai, io più ce n'era più. Non riuscivo mai a fare lo spacciatore perché compravo per vendere, ma ci rimettevo sempre, quindi era un handicap. Tra i tanti c'ho anche questo, sfiga, anche lì. E comunque, il sintomo più evidente di questa anestesia, il segno più evidente, questa è una controprova, vorrei dire, per capire quello che Carron ci vuol dire, è che noi viviamo nella dimenticanza. Noi è come se facessimo continuamente un'opera di rimozione della nostra vita. E dove si vede questo? Dal fatto che pensiamo che la vita sia la nostra. E quindi tradendo l'origine, tradendo il fatto che la vita non è nostra, il risultato è che noi dimentichiamo di essere cattivi, come Gesù ci ricorda. Tutti voi siete cattivi. Avere invece l'educazione, quindi essere, come ho cercato di dire nel video, cioè mentalmente, corporalmente, moralmente, tesi continuativamente al fatto che noi siamo cattivi, ma che c'è uno che ci salva, e uno non è una nuvola, ma è una storia. Questa cosa qui spiega
tutto ciò che poi la scienza, gli psicologi, cioè il motivo ultimo per cui ci si droga è perché noi odiamo Dio, punto e a capo. Non ci sono altri motivi. Quindi io, dopo alcuni anni, insomma, immerso nella droga, in cui, ripeto, ero un affezionato, io ho ammazzato il mio cane perché anche lui si doveva drogare, quindi Frick si chiamava, insieme agli altri amici, l'abbiamo drogato talmente tanto che gli erano diventati i peli come il filo spinato, e poi è morto di overdose, poverino. Quindi ero convinto di quello che... Per me, io amavo la morte, se adesso lo dico. La cosa che mi ha, a un certo punto, cominciato a molestare, è che tutta la vicenda, che anche lì c'era, grazie a Dio, perché noi non siamo per essere soli, come dice Kierkegaard. Lui dice che la solitudine è la malattia mortale, e quindi noi non ci accontentiamo, o ci ammazziamo quando stiamo, quindi i suicidi, oppure cerchiamo, annaspiamo nell'amicizia. Quando io scoprì, ma lo scoprimo tutti nel mio giro di amici, Carlo che poi è morto, il fratello Luigi che è morto, la moglie del fratello, che ci tradivamo, quelli con cui io avevo condiviso tutto, come in comunità. Se c'era un grammo di eroina, all'inizio noi la dividevamo. A un certo punto ci fottevamo per niente. Quando questa cosa, appunto, nell'84, ma lentamente, dagli anni 80 in poi, è sempre divenuta per me un tarlo, più, come dire, mi ha cominciato a dar fastidio, insieme a, grazie a Dio, mio padre, che ha picchiato tutti in piazza 20 settembre a Civitanova Marche, ha picchiato tutti. A un certo punto, nell'84, costretto dai vari processi, fogli di via, mi avevano dato il foglio di via da Civitanova a Porto Potenza, Porto Recanati, Ancona, poi sono andato a Rimini, mi hanno dato il foglio di via da Rimini, quindi adesso posso venire, passati un po' di anni, insomma era una cosa allucinante, e lo Stato funzionava negli anni 80, dopo ci torniamo su questo. Lo Stato negli anni 80, nella prima cosiddetta Repubblica, funzionava perché, e a me non me ne frega niente perché io non ho nulla da difendere, Craxi e Andreotti dissero e fecero la legge di Ervolino Vassalli che le droghe tutte facevano male. Quindi io sono stato curato, fortunato, perché in quegli anni mio padre, che era un uomo vero, il tradimento che giocavamo tra di noi come amici, la politica che faceva, serviva il popolo, come dice Aldo Brandinari, non si faceva servire dal popolo, tutte queste cose mi permisero di entrare in comunità da Don Gelmini. L'impatto è stato quello che hanno descritto loro, con in più il fatto che loro hanno guide professionali, educatori, psicologi, medici, perché poi noi abbiamo sviluppato un modello che è particolare, non è la comunità incontro degli anni Ottanta, sono cambiati i tempi. Noi eravamo noi, quattro poveracci, Gigi, che mi accolse mentre io in astinenza andavo al bagno e non riuscivo a arrivarci, come gli Annacci a quel tempo. Solo che avevo 25 anni. Mi accolsero e con loro condivisi tutto. L'erba del prato, il lavoro,
il solco della terra, che fa capire che la terra ha bisogno dell'uomo, ma che la terra è di Dio. Ecco, per me tutto questo è stato un'esplosione, come io la droga che più amavo era l'LSD, più ancora dell'eroina. È difficile fare molto abuso di LSD mentre ti droghi di eroina, qui ci sono medici, lo sanno bene. Eppure io riuscivo, io amavo talmente andare, perché l'LSD, come dice Jim Morrison, ti fa andare ai confini dell'infinito. Il problema è che il limite non c'è, e quindi c'è gente che si buttava, famoso l'LSD, perché la gente si buttava dalle finestre, e molti miei amici si sono buttati dalle finestre. Nell'incontro con l'esperienza di Don Pierino, eccetera, io ho incontrato un metodo, una storia, un fascino, un'avventura, un significato di tutto, e una paternità di Don Gelmini che era vispa, come lui, come nei suoi occhi, vispa, sveglia, non rincoglionita, come molti preti che dopo gli anni Ottanta, a un certo punto, io grazie a Dio ero già uscito, c'è stato un golpe in Italia che si chiama Tangentopoli, non lo dimentichiamo. Io lo dico non per dare addosso, lo dico perché le famiglie debbono avere chiaro la storia. Negli anni Ottanta mio padre è stato fortunato, primo perché aveva gli attributi, secondo perché lo Stato non pensava di gestire i drogati drogandoli. Dopo gli anni Ottanta, con l'avvento dei giustizialisti sinistri e purtroppo a volte anche destri, e con l'avallo di preti narcisi e clericali, c'è stato un colpo di Stato, capiamoci. Questi signori hanno convinto noi, voi, che in fondo drogarsi poteva consistere, poteva essere parte della vita come il latte che la mamma dà al bambino. Questo bisogna che ce lo diciamo, perché se noi non ci diciamo questo, l'anestesia non la sentiamo. Questo è un pensiero che... Andate a parlare nelle scuole, vedete la reazione che c'è stata di fronte alle norme della sicurezza, che sono, io, come dire, l'attuale governo c'ha un merito di aver detto, dopo 20 anni di golpe, di colpo di Stato, c'ha un merito, che è quello di aver detto chiaramente che le droghe fanno male, e che quindi chi si droga, chi si ubriaca, chi uccide i nostri figli, noi siamo pieni di morti, Irene, è dedicato ad Irene, che è una ragazza che è stata uccisa 3 giorni fa, nostra. Quindi inutile lamentarsi. Carron a un certo punto parla del lamento, che è il risultato perché l'uomo non può... Di fronte all'anestesia, pensate quando ci operano ma non basta, e quando ci svegliamo l'anestesia ci fa incazzare ancora di più. Quindi questo significa che il corpo, l'animo umano non si accontentano, non vengono sopiti totalmente dall'anestesia. E quindi questa cosa però noi dobbiamo averla come consapevolezza, e se no non capiamo, e siamo preda del potere sostanzialmente. Quindi io sono contento che il governo abbia fatto questa scelta coraggiosa, perché da 20 anni siamo continuamente, come dire, dentro una mentalità così superficiale. Anche se devo dire che il rischio è che se non viene detto da chi lo fa, come oggi,
perché lo deve fare il meeting? Perché il governo non ci aiuta più fortemente? Forse perché non ci riconosce. Debbono tirare fuori i soldi per farci costruire il villaggio, perché se no... Ma non perché noi sia pavio, noi lo faremo lo stesso. Abbiamo iniziato con 2 lire date da Giussani, quindi non abbiamo paura di nulla. Però uno Stato è tale se serve il cittadino. Non se si fa servire. Comunque nell'86 io esco dalla comunità incontro, anche in malo modo. Non sono mai stato, sono un povero scemo peccatore, e anche lì facevo i danni. Nell'86 esco e torno dal mio babbo, dalla mia mamma, dai miei fratelli, e incontro Giorgio, Nicola, Bonaduce, Lora, Silvia, mia moglie, e poi tutto un mondo. E questi mi, Paola Olivelli mi regala il senso, mi invitano, un coglione come me, a fare un incontro e mi regalano il senso religioso. Il senso religioso, la lettura, io sono ignorante perché non ho concluso gli studi, io mi drogavo a scuola, quindi come facevo a concludere gli studi? Mi picchiavo, insomma, non facevo casini, non riuscivo a stare a scuola. Ma nella rilettura di me, dentro l'esperienza del senso religioso, dentro il testo del senso religioso, è come se avessi riscoperto i dettagli della vita, e per non essere anestetizzati bisogna vivere nei dettagli. Lo dico soprattutto a noi che la mattina facciamo l'Angelus, noi la mattina facciamo l'Angelus. Noi viviamo insieme con le famiglie, ci sono i trogloditi con noi, che vivono con noi. Il troglodita è uno dei nostri affidi più particolari. Ma nonostante ciò, i corpi, la storia, l'ordine, le regole, se noi non capiamo che la vicenda dell'anestesia ha a che fare con noi, noi non riusciremo, come dice Giussani nell'ultimo libro, quello dell'Equipe del Clou, l'uomo è maturo se vuole costruire la storia. Se l'uomo, da che cosa si vede che un uomo è maturo? Dal fatto che vuole costruire la storia. E uno costruisce la storia, magari fa il lustrascarpe, oppure fa il sindaco, ma non è menzognero. Invece questa mentalità debole, ripeto, che ha dentro l'osso io mi faccio da me, non ho bisogno di nulla, e quindi non riconosco di essere cattivo, e quindi non riconosco Dio, non tendo a Dio, questa è la più grande delle schiavitù, dentro la quale la droga è un dettaglio. Il Papa, che nessuno difende, oppure... o meglio, io non lo difendo, non lo amo abbastanza, mi dice, vi dice, in un ultimo documento, che il rischio è di vivere il sesso come droga. Oppure, peggio, quando lui ha tematizzato la questione dell'AIDS, l'hanno tritato. E lo dico io che non capisco, non riesco a fare, il problema non è fare quello che lui dice, cioè dare ospitalità alla verginità, come la chiama Giussani. Se uno è malato almeno deve tendere, ma il problema grave è che quest'uomo che c'ha coraggio e c'ha il braccio ingessato, mentre dice quelle cose, e dice dell'uomo,
dice ciò che l'uomo potrebbe fare, dovrebbe essere, perché figlio di Dio, lo riteniamo un marziano, uno che non dice cose che, perché è un prete, ecco, poveraccio, un prete. Non ci domandiamo che cosa può significare per noi sta roba. Questa è l'assenza della cultura cristiana oggi. Bisogna averlo chiaro questo, perché se no non sappiamo chi abbiamo di fronte. San Michele Arcangelo. Perché villaggio San Michele Arcangelo? Voi sapete chi è San Michele Arcangelo. Lo dico perché l'altro giorno, questa settimana è stata particolarmente dura, perché prima un caro amico ha fatto il coglione dimenticando il figlio, dimenticando noi, e ha fatto una piccola follia, tipo una fuga dalla realtà. Quasi un tentato suicidio. E quindi dopo due giorni è morta una persona nostra, uccisa. Quindi è stata una settimana dura. E quindi, però anche le vostre settimane sono dure. Il punto è che noi siamo più fortunati perché il sangue sta lì. Ma anche nonostante che noi abbiamo a che fare con il sangue, siamo anestetizzati lo stesso. Quando sono andato dentro la questura per fare la denuncia perché sta persona era sparita, non la trovavamo, ho visto il San Michele Arcangelo, il santino di San Michele Arcangelo, dentro la polizia c'ha dentro lui come protettore, e ho chiesto ai poliziotti, era come parlare arabo. Siete musulmani, che roba siete? Agnostici. Ho fatto un disastro dentro la questura. San Michele Arcangelo è quello che ha cacciato a calci nel culo il diavolo. Letteralmente. Quindi noi abbiamo bisogno di questa cosa. Quindi noi perché abbiamo fatto il villaggio? Ma perché il cantiere San Michele Arcangelo? Perché noi siamo i migliori. Noi siamo i migliori, soprattutto nel campo della droga, ma anche nel campo dell'accoglienza dei ragazzi. I migliori. La cosa raccapricciante è che non sappiamo comunicarlo bene. Ma noi oggettivamente, culturalmente, la proposta anche terapeutica che facciamo è oggettivamente avanti 100 anni. In America non c'è. In Europa non c'è, non ci sono famiglie che condividono, come diceva Stefano, non ci sono bambini che viaggiano in mezzo a gente che, come me e come Stefano, è una cosa dell'altro mondo. Riccardo, con la biciclettina, viaggia insieme a gente che da noi sta perché ha ammazzato quello, ha fatto una rapina, cioè, questa roba qua, ma è una roba dell'altro mondo in questo mondo. E noi abbiamo la grazia di non essere mai tranquilli, anche se abbiamo scelto San Michele Arcangelo perché, ripeto, noi siamo anestetizzati e quindi lui non ci lascia tranquilli anche. Aggiunge, quando guardiamo la sua visione, un mese fa, un po' più di un mese fa, perché poi si è ammalato, Giancarlo Cesana è venuto da noi. E noi invitiamo tutti da noi, lui è venuto. Ma quando Cesana, a un certo punto, stimolato dalle nostre domande, dalle domande dei ragazzi, ha risposto a una domanda e ha detto: e se l'amicizia fosse Dio? Noi facciamo una premessa,
fermo restando il valore degli psicologi, dei medici, di noi, educatori, tutte queste parole, ma quello che cura veramente è l'amicizia, quello che salva meglio è l'amicizia. E lui a un certo punto se ne esce, io stavo a un certo punto, a me viene facilmente da svenire perché anche fisicamente sono un po' fragile, ma se l'amicizia fosse, è come dire la mano, le mani di Alberto sono le mani di Dio, le mani di Dio sono le mani di Alberto, è la stessa cosa, questa è una roba dell'altro mondo. Ma quello che vorrei dire è che l'uomo tende a questo. Non domandarselo, non farne oggetto di lavoro, significa odiarlo, e quindi odiare noi stessi, odiare il nostro destino buono, la nostra possibilità. Chiudiamo, Sì. Per ultimo, per chiudere, io, Giorgio, Francesco, Barbara, mia moglie, i figli, loro, noi non abbiamo paura di nulla, proprio di nulla, se non di noi stessi anestetizzati. Quindi, come dire, questo siamo in pochi o tanti o quello che siamo qui, ma io lo voglio dire perché noi dobbiamo capire bene che la difesa della Chiesa, che oggi è maltrattata, come direbbe Eliot, è maltrattata perché ci ricorda chi siamo, va amata questa difesa, va domandata, e io che non capisco, che non voglio capire ciò che mi dice il Papa e quello che mi dice Carron, questo deve diventare la nostra vita, non le distrazioni. Perché nelle distrazioni, come il potere acutamente intuisce, perché il suo mestiere è quello di gestire gli uomini, ci sta tutto, compreso la droga. Quindi, o amiamo Dio, o dobbiamo accettare anche l'ipotesi che i nostri figli possano essere uccisi da un qualsiasi deficiente, ubriaco, pieno di cocaina. Cocaina ci sta invadendo, eh? Quindi o amiamo Dio e difendiamo la Chiesa e seguiamo, oppure pronti alle bestialità più ampie, più inimmaginabili. Per ultimo, abbiamo deciso di farvi un dono, perché il tempo che è corto, la vita è un soffio, dice la Bibbia. Io quando la droga ha dentro un particolare che aspetti sempre il pusher, lo spacciatore, io ho fatto nottate, ma tutti quelli che hanno avuto buie, fredde, che ancora sento dentro. Quando andai da Giustani, io ebbi la fortuna di incontrarlo una volta con quella che poi è divenuta mia moglie. Eravamo un po' così, cioè io ero un delinquente, come si fa a sposare un idiota delinquente come me? E allora siamo andati, io gli ho detto: guarda, sono scemo, eccomi qua. E lui ci disse: sposatevi, ti offrì il tè con i biscotti, e ci disse che i figli non sono nostri, e quindi ci sposammo. Ci disse poi con Giorgio di pregare per la semplicità e la fede. Questo forse scorgendo, almeno questo è quello che io ci leggo dentro, uno scorgendo il nostro carattere, in particolare penso quello mio e di Giorgio, noi siamo molto complicati, molto conflittuali, molto ombrosi, molto aggressivi,
Quindi ci vuole una semplicità, bisogna pregare, ma penso che riguardi anche noi, tutti voi, la semplicità e la fede. Ma la cosa che più mi ricordo, come anche fisicamente, io non so se sono un veggente, ma non interpretatelo, ditelo alla Repubblica, loro sono esperti di ste stronzate. Quando lui ci abbracciò, quando lui mi abbracciò e ci abbracciò, questa panzetta, te la ricordi com'è? Era da vecchietto. Il calore che stomo c'aveva, ma non era un calore sentimentale solo, era un calore sentimentale perché sapeva abbracciare, ma soprattutto sapeva abbracciare con giudizio. Se c'era da picchiare, lui lo faceva. Se c'era da giudicare, il primo ordine che noi dobbiamo fare e che lui ci ha insegnato è il giudizio, che fa fuori l'anestesia. Il villaggio San Michele Arcangelo è un giudizio vissuto continuativamente, anche per i ragazzi è questo tipo di occasione. Quindi il tempo che io ho trascorso aspettando la droga in astinenza, quindi freddo, in mezzo ai casini, eccetera, è stato scaldato per sempre dall'esperienza di quest'uomo, che quando in un particolare articolo che mi colpì molto, lui lo titolò La densità dell'istante. Io quando penso ai miei amici bravi anche, che hanno le comunità e che vengono tutti da una cultura molto sinistra, oscura, da bottega oscura, quando penso a loro, che prendo anche un po' in giro, e quando penso a me e penso alla densità dell'istante, penso di offrirla a loro, ma loro è come se si difendessero e non volessero capire questo termine. Chi dice? Nessuno. Al massimo l'attimo è fuggente. Che sfiga! È morta! La vita è morta. Se l'attimo è fuggente, la vita è morta. Per cui, per chiudere, invitiamo, adesso faremo un pezzettino di musica, speriamo venga bene, troppo perde il tempo, perché lì si capisce il valore del tempo e anche del valore del tempo perso. E per ultimo, visto che il tema era la speranza, la mia speranza, la nostra speranza è, come disse Emilia, la moglie di Giancarlo, lei lo disse in dialetto da donna saggia di Carate, Brianza, contadina di Carate, non so se faceva la contadina, però faceva l'assistente sociale, quindi aveva, però era un animo della terra, del popolo. Lei disse, parlando con i suoi amici, col marito: speriamo di non sfasciare quello che Giustani ci ha donato. E questa è la mia speranza. Allora, intanto che si preparano, vi dico chi sono questi quattro amici che sono nati dalla passione per il bello nella forma della musica di Silvia Torresetti, direttrice al conservatorio, che ha fatto diventare questo parte di questa cosa, dell'altro mondo, ma in questo mondo, dove la cosa sorprendente non è l'altro mondo, ma che l'altro mondo si rifletta e cominci a perturbare questo mondo. E sono Francesco Amico, voce e chitarra, Barbara Torresetti al violino, Matteo Torresetti alla viola e Serena Rossi voce. E intanto che arrivano, io mi spiace che lui non abbia, ha citato molto Giussani, ma non ha citato la cosa di quelle che gli ha detto che a me ha colpito di più, che mi ero segnato, perché ho detto, se se la ricorda con tutte le anestesie che ha vissuto,
gli rinfresco la memoria. Allora me l'ho scritta, perché questo dice della passione che Don Giussani e Carrona hanno per la nostra vita, e dice anche qual è il grande strumento che Dio, il Padre Eterno, ci ha messo nelle mani per fare il nostro percorso da uomini, senza del quale non è possibile sconfiggere quell'anestesia, per cui è impossibile rintracciare nella propria esperienza quella novità che sta cambiando la vita di tanti di noi. Prendendo un caffè, in uno di quei dialoghi, non so quale, disse loro: la vostra vita è come viaggiare nella nebbia. Bisogna stare attenti alla linea bianca sulla destra, e ciò richiede attenzione, altrimenti si rischia di andare fuori strada. Ma quando la nebbia viene sciolta dal sole, allora si va. La nebbia, dico io, come dire, la condizione di ciascuno, non è per una categoria particolare di persone. Tutti siamo immersi in questa nebbia dell'esistenza, che è fatta di confusioni, di apparenze, di anestesie che sembrano congiurare contro di noi. Ma quella linea bianca è il nostro cuore, è quell'insieme di esigenze che nessuna anestesia può cancellare fino in fondo, tanto è vero che rimane come un filo sottile che si accende quando incontra una risposta, che corrisponde a quel filo sottile, impercettibile, che uno aveva dimenticato da tempo. Una ferita, che è quella che Ratzinger, quando fece il funerale di Giussani, chiamò la ferita della bellezza, che è infinitamente più potente della ferita del nostro male, che non ha condizioni previe, perché Carrona ha parlato di San Paolo l'altro giorno, e per spiegare San Paolo non ha descritto il fervorino del santino del bravo cristiano, ha fatto l'elenco dei vanti che San Paolo aveva nel perseguitare i cristiani. Era il peggiore, era il più accanito nel denunciare e perseguitare i cristiani, ma neanche questo ha impedito a Dio di irrompere nella sua vita. E lui, con tutto il male che faceva, aveva la coda dell'occhio su quella linea bianca. E allora, ascoltando i nostri amici e concludendo, li ringraziamo tutti e gli auguriamo di continuare lungo questo percorso nella nebbia che si dirada come nei campi di grano della loro terra. Io chiederei, se possiamo, non credo sia esagerato, ma ascoltare questa musica e queste parole come una preghiera a Dio per Irene, che è una delle persone che avete visto nel video, che, come ci ha detto José, qualche giorno fa è stata uccisa, per affidare al mistero buono che ha in mano le sorti della vita di ogni uomo il compiersi del suo destino, che per le cose che lei ha detto nel video troverà un abbraccio caldo come quello di Don Giussani quando si incontrarono. Gustarlo tuo sapore.
perde il tempo, chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovrognamo. Dite Gesù che versar ogni asprezza, tanto fosti suave il libor cuor. Troppo perde il tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovrognamo. Ma solo il peccatore il tuo amor sprezza e parti se dà.